Prego. Allora, usate questo e io lo porto. Io ho vissuto questo tempo dell'attesa due volte come paziente, la prima volta l'estate scorsa, la prima volta, la seconda quest'estate. Mi piacerebbe fare tre riflessioni brevissime. Per me è stato importantissimo fare la mia vita normale fino all'ultimo. Io fino a due giorni prima di entrambi gli interventi ho lavorato e sono andata a danza. Non per avere una distrazione, ma perché la malattia non doveva diventare la mia vita. Seconda cosa, non dovremmo farci prendere noi pazienti da, tra virgolette, invidie, confronti strani. A me è capitato di dire, ma perché l'ho aspettato l'intervento due mesi, la mia amica l'ha aspettato due settimane? Perché il suo coso, il suo schifoso, era molto più veloce del mio, per cui un'invidia proprio che non è il caso di avere. La terza cosa, questi tempi dell'attesa sono stati difficilissimi, strazianti per me, però hanno portato tutte e due in modi diversi degli esiti molto positivi. Nel primo caso mi erano state prospettate 7 settimane di attesa prima dell'intervento, poi si sono dilatate a 10 perché il medico voleva vederci chiaro avendo un sospetto. Infatti il suo sospetto era fondato, è stato rivoluzionato tutto il percorso di cura, per cui mi ha telefonato dicendo: signora, non abbiamo perso tempo, anche se lo speravo per essere operata, facevamo un bel pasticcio se facevamo una cosa frettolosa. La seconda volta invece l'ho vissuto molto male, perché era un tipo di intervento che io non accettavo, un po' tutti i punti settimana scorsa per la cronaca, per cui era un rifiuto che io avevo e ho dovuto per la prima volta nella mia vita farmi aiutare psicologicamente. E questa è stata una cosa molto bella che io ho ricevuto, perché ho cominciato a lavorare su me stessa. Io sapevo quali erano i miei problemi, ma conoscerli non voleva dire saperli affrontare. E è stata importante anche la dimensione spirituale, perché la prima volta non era assolutamente evidentemente. La seconda ho chiesto l'unzione dei malati ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. E ringrazio la signora che ha fatto una citazione simile a quella che faceva sempre mio papà, malato per 11 anni anche se non oncologico: l'importante è che la morte ci trovi vivi. Allora, questo è un altro punto di vista, quindi il punto di vista di chi comprende che apparentemente il tempo è troppo lungo, ma c'è stato qualcuno che ha detto che se noi non abbiamo la capacità di fermarci, niente di così importante ci potrà raggiungere. Nel caso raccontato da Giuliola, cosa succede? Che se il medico fosse stato frettoloso non avrebbe fatto qualcosa di buono, anzi avrebbe rischiato di sbagliare. L'ozio degli antichi era questa cosa qua, cioè era la capacità di fermarsi, non era un ozio, non era un non fare, era un fermarsi per occuparsi di cose importanti. C'è qualcun altro? Prego. Antonella, mi ha molto colpito una parte che riguarda la famiglia e le persone care all'ammalato. Purtroppo nel nostro paese non c'è la cultura dell'assistenzialismo alla famiglia e alle persone care rispetto alla malattia. Per la mia esperienza, che è piuttosto grande come operatore, devo dire che mi ha molto colpito il fatto che l'ammalato a un certo punto riesca a
far fronte alla patologia con delle risorse fortissime che nemmeno credeva di avere. Purtroppo questa difesa, tra virgolette, non ce l'ha la famiglia e le persone care intorno all'ammalato. Senza mancare di rispetto all'ammalato, perché non voglio essere fraintesa, cerchiamo di vedere l'ammalato un po' come sfondo e le persone intorno come figura. Le persone intorno non riescono a difendersi e oltre a soffrire e rimanere soli, perché uno verso l'altro cerca di non pesare, quindi c'è poca confluenza, c'è poco rapporto, c'è poca comunicazione del dolore, devo dire che vedono l'ammalato in una maniera peggiore rispetto a come sta l'ammalato realmente. Io mi auguro che nel nostro paese, che per l'ammalato possiamo essere contenti, ci sono tanti operatori, diversi ruoli, tutti operatori comunque molto motivati, molto bravi nonostante i periodi difficili che stiamo vivendo. Io mi auguro che nel nostro paese ci sia anche un supporto nei confronti delle famiglie, delle persone care, perché sono sempre lasciate sole in una situazione così. Quindi grazie per aver accennato a questo, perché ecco, mi ha fatto venire proprio voglia di condividere con voi questo mio pensiero. Grazie. Sì, rispetto a questo, nel mio piccolo mi trovo, non so poi le colleghe, i colleghi se vogliono intervenire, mi ritrovo a condividere quello che il dottor Luigi Valera stamattina alla giornata della SIPO a Milano, sempre con questo tema, affermava rispetto al fatto che ultimamente è, per fortuna direi, nello studio dello psico-oncologo entra sicuramente il paziente, ma entra molto anche la famiglia, a volte con l'ammalato, a volte anche la famiglia e basta, cioè il marito, il coniuge, il figlio, il padre, la madre, ecco. Quindi certamente noi in Italia patiamo, e forse non solo noi, una cultura un po' recente rispetto al fatto che in alcune zone di lavoro la presa in carico dei familiari deve essere un po' anche la stessa, diversa, ma dal punto di vista quantitativo e dell'intensità, dell'ingaggio, la stessa che tu metti in campo per il paziente. Cioè il familiare apprensivo, il familiare teso, il familiare ansioso rischia di essere vissuto come quello che dà fastidio, quello che devi un po' allontanare. Può anche capitare che il familiare non sia una risorsa, questo è un grosso problema, quando il familiare è più problematico di quanto ci si possa aspettare. Tante volte il familiare è una risorsa, c'è un approccio psicoterapeutico specifico che è quello che vede nel familiare come dire, un elemento di coterapia. Quindi ecco, questo è il mio vissuto, il mio... Chiara, vedo che stai annuendo, è vero? Ok. Comunque grazie per questa sollecitazione, certo. C'è qualche familiare magari che ha voglia di dire qualche cosa, di qualche persona che ha vissuto, no? Che a volte è anche peggio, la sofferenza è anche peggiore, no? Di quella più dura, più che ha un piede di impotente. Qualche familiare che vuole dire qualcosa? Ma io voglio dire, prego. Come ho fatto con i miei familiari? Prego. Mi chiamo Raffaella e ho avuto un tumore al seno piccolo, per fortuna, non ho fatto chemioterapia, ho fatto solo la radio, quindi alla fine, mentre prima appena me l'hanno detto, ho detto scusa di Cristo, ma la fan. Poi il giorno dopo gli ho chiesto scusa, però al momento ho detto proprio così davanti all'oncologa. E poi vabbè, non mi rendevo conto.
alla fine ho detto vabbè, inutile questo qua a girare il can per l'aia, però io sono già un'ansiosa di mio, quindi cioè, non accettavo questa cosa, poi alla fine ho dovuto mollare e vabbè, ho fatto tutto quello che dovevo fare come un automa, però sapendo che per esempio la mia mamma è molto ansiosa, mi avrebbe angosciato ancora di più, mio papà mi avrebbe data per morta perché per lui un tumore si muore fine. Quando mi hanno detto guarda che non devi morire perché comunque è una cosa piccola, non ti preoccupare, puoi fare solo la radio, poi ho avuto anche la fortuna di conoscere anche lei, che è stata una dei, per me il 50% anche il 70% l'hanno fatta un po' i sostegni psicologici, perché io ho bisogno di essere un po' rassicurata. Quindi da sola avevo già pensato cosa lasciare a uno, vabbè morirò, se nel mio momento, le pace, cominciavo a progettare, perché comunque ho detto guardavo il peggio, no? Poi ho detto sì, va bene, meglio. Invece sono stata fortunata che ho trovato lei, che devo dire la verità, lei è stata meravigliosa. E io praticamente alla mia mamma e al mio papà ho detto che non avevo, che avevo fatto questo controllo, che dovevo fare un intervento, perché sennò dove sparivo, dovevo fare un intervento perché c'era una predisposizione e quindi per sicurezza era meglio togliere. Loro, secondo me, stupidi non sono, per cui hanno capito, soprattutto mio papà, alla fine un po' hanno capito, perché poi gli ho detto che dovevo fare pure la radio, però sono andata per gradi e loro se la sono vissuta serenamente. L'ho detto solo a mio marito e mia sorella che erano in grado di reggere. E loro, sinceramente, nella loro pseudo conoscenza, sono vissuta bene e non mi hanno lasciato, che mio padre mi diceva già che ero morta, mia mamma moriva lei prima di me, alla fine così, secondo me, era una mezza bugia che però ha funzionato. Ecco, anche questo mi sembra un ottimo spunto, no? A proposito della verità, c'è stato qualcuno che ha detto che cos'è la verità. Come le cure, anche la verità va un po' personalizzata. Va personalizzata alla luce della capacità di chi ascolta questa verità di reggerla oppure di non reggerla. Questo mi sembra un ulteriore insegnamento, nel senso che talvolta vedo degli operatori sanitari che fanno fatica a dire la verità, hanno dei grossi problemi, allora intraprendono un estremo, che è quello di non dire niente, o un altro proprio di come dire, gettare il tecnicismo, sì, certo, no? o un estremo o l'altro. Questo come dire, non va demonizzato, racconta la paura, perché anche gli operatori, i medici sono degli esseri umani, per cui anche loro non è che si divertono, no? A dare brutte notizie. Però qualche volta quando si vedono dei percorsi costruiti, dei rapporti nel tempo, delle verità a rilascio graduale, ecco, che certo sono più faticose, no? Perché non è che te la sbrogli in un attimo o non dici o dici tutto. Delle verità a rilascio graduale, ecco, questo è molto utile, aiuta molto a permettere una digestione, a permettere una metabolizzazione. Io ricordo una paziente che era stata chiamata da un settore chirurgico dell'ospedale l'antivigilia di Natale e era stata operata a dicembre, e in questa antivigilia di Natale era stata convocata da una professionista di un ambito chirurgico, la quale gli aveva detto che era arrivato l'istologico del, come dire, del suo intervento e che altri reperti di indagini TAC piuttosto che risonanza, non ricordo di preciso, avevano già dimostrato la presenza di metastasi polmonari in un tumore uterino. E lei, mi ricordo che mi aveva detto che crudeltà questa cosa. All'antivigilia di Natale, una verità così totale, così radicale, dove non potevo neanche avere il programma in quel momento lì, perché poi, come dire, l'oncologa non l'avevo ancora vista, non avevo la possibilità di capire se c'era un programma, una progettualità entro cui inserirmi, e insomma, mi ricordo che era stato molto doloroso, era stato il penultimo anno,
di lei aveva vissuto Natale, perché l'anno successivo era ormai in condizioni in cui Natale, a Natale c'era, ma non erano delle belle condizioni. E lei insomma si è giocata il penultimo Natale così, perché questa verità le è stata gettata totalmente, quando forse se ci fosse stato un momento più opportuno e un rilascio graduale, ecco, magari la sua qualità di vita in quei giorni di festa lì sarebbe stata diversa. È vero? Va preparato. E anche al venerdì, non solo. No, sono piccolissime strategie, dopo tanta esperienza. Si convoca la paziente quando hai almeno a grandi linee in mente un programma per lei. Io dico sempre diffidare del venerdì, perché poi la paziente va a casa, c'è il sabato, la domenica di mezzo. Sembrano stupidaggini, ma in realtà, credetemi, aiutano molto, perché se hai davanti altri giorni puoi dare la possibilità di riparlarne, di fare appunto un secondo colloquio, e poi le feste anche di più, direi, no? Ma ancora oggi, non so, anche a Monica capiterà quando abbiamo le pazienti in follow up, signora dovrebbe fare il controllo, ma non possiamo spostarli dopo l'epifania, così sono tranquilli. Perfetto, non cambia niente tra il 20 di dicembre con il controllo fissato e dopo l'epifania. Perfetto. Quindi veramente sono delle piccolissime cose, certo. Ma che ti comunque ti, insomma, i pazienti capiscono che tu capisci i loro problemi e anche la loro difficoltà di andare a casa con un carico, no? Poi volevo solo, ma poi non parlo più. No, perché? No, stamattina abbiamo parlato un pochino della progettualità e a me sembra che proprio è un tipo di patologia questo che rompe la progettualità in 3 secondi netti, no? E io ricordo sempre una collega che qualche anno fa, ormai sono parecchi anni che è stata operata, sta bene, mi ricordo che mi ha chiamato e mi ha detto: sono io, come mai? Un po' che non ti sento. No, ti devo dire una cosa, che io fino a 5 minuti fa ero un medico che stava facendo il giro in reparto, mi hanno chiamata al telefono, non sono andata in ambulatorio, quando ho finito la telefonata ero un paziente oncologica, in 5 minuti. Questa cosa mi ha veramente fatto riflettere, perché soprattutto se magari la diagnosi viene nel corso di uno screening, no? Per cui uno, come si dice, va tranquillo a farsi il controllo e poi invece c'è qualche problema. Quindi io dico sempre anche alle pazienti, no? Che noi, soprattutto noi donne, che facciamo 400 cose al minuto, no? No, diciamolo, è la verità. Siamo lì che percorriamo la nostra strada incastrando tutto, cade questo masso che ti ostruisce la strada, caspita, no? Però insomma, lavorando tutti insieme, prima o poi il masso o si sposta o trovi una via alternativa, no? Per andare oltre e ricominciare una strada. Io questa immagine la discuto spesso con le pazienti, perché effettivamente è così, no? Ecco, basta, adesso mi taccio e basta. Geronetti è stato un importante commentatore editorialista della Stampa e una volta vi ricordo che avevo letto questo editoriale suo, è un giornalista molto pungente, molto intelligente, e aveva detto che entrando in un ospedale il problema non sarebbe stato quello di trovare un medico, sarebbe stato quello di trovare un uomo. E secondo me questo rimanda molto al fatto che i nostri pazienti, ditemi se sbaglio, no? Quando si sentono più sicuri, quando si sentono di potersi affidare, quando intercettano nei professionisti gli stessi criteri umani, lo stesso buonsenso, la stessa condivisione di alcune cose che capitano nella vita di tutti, nessuno esclusa, che loro sentono, no? Ecco, cioè, per me la persona umana è la persona che al di là del suo apparato, della sua strumentazione tecnica,
sa ritornare a un centro profondo di umanità che, come dire, che è poi quella che dà la dignità della relazione, no? Perché, perché la mia umanità con l'umanità dell'altro. Certo, poi il professionista deve usare anche altre questioni, ma non deve mai dimenticarsi, come dire, che c'è un rispecchiamento umano. Ecco, e questo credo che quello che dicevi, Maria Rosa, no? Cioè, queste piccole cose in realtà non sono poi così piccole, perché sì, tu non fai all'altro quello che l'altro non vorrebbe che venisse fatto a te. È un po' questo, giusto? Ok. No, siete i nostri insegnanti, un attimo. Posso dire una cosa, certo, per forza di questo? No, mi chiedevo, anche l'anno scorso ho avuto questa voglia di dire questo, cioè attraverso le slide, attraverso gli interventi di tutti questi esperti, quindi infermieri, medici, c'è una grande consapevolezza di cosa succede nel mondo oncologico davanti alla malattia, quindi c'è anche una grande capacità di spiegarlo, ma penso anche di sapere teoricamente come comportarsi. Ma io mi chiedo, voi operatori siete come noi, cioè tutte le mattine vi alzate e avete, voglio dire, il vostro fardello di vita che vi accompagna. C'è il giorno migliore, c'è il giorno peggiore, c'è tanta competenza, c'è un ruolo, ma c'è proprio un'umanità ferita comunque, ognuno ha la propria maniera. E tutti i giorni dovete trovare la forza di entrare non in un ufficio, in una catena di montaggio, in un supermercato, ma in un reparto di oncologia, che, voglio dire, chiede un'umanità e una serenità sufficiente per poter fare tutte quelle cose che ci avete raccontato. Io sono convinta che voi le conoscete, perché le avete esaminate, approfondite, ne sapete anche risvolti proprio dei sentimenti, delle emozioni, quindi qui c'è gente che i malati li osserva e sa come funziona. Quindi il rispetto è altissimo di chi fa questo lavoro, ma è anche un invito a dire, come dire, trovate tutti i giorni la forza di essere sufficientemente, più che preparati, sufficientemente solidi per poter esprimere le competenze che non mancano, ma anche l'umanità che, dicevi tu, no? Che in fondo ogni mestiere chiede, ma questo veramente, quindi probabilmente curatevi di più, non so come dire, cioè probabilmente avete, cioè in alcuni livelli della sanità l'operatore ha bisogno di essere aiutato, no? Quindi una grande solidarietà. Vuoi dire qualcosa, Chiara? Ma non so, infermieri, medici, psicologi qui presenti, però si cura la vulnerabilità dell'altro innanzitutto se si è curata la propria. E si può curare la propria se la si è riconosciuta. Quindi l'incontro con la fragilità dell'altro non può passare lontano dall'incontro con la propria fragilità, per cui questa solidità che evocavi è un po' la solidità, la forza di chi conosce le proprie debolezze, di chi le maneggia e di chi nella vita a volte si barcamena, cioè chi va da un medico, chi va da un infermiere, chi va da uno psicologo, non è che il medico, l'infermiere e lo psicologo hanno le parole per tutto o hanno la soluzione per tutto. Ci si aspetta che loro, essendo gli psicologi in modo particolare, direi, no? Essendo stati allenati a curare la propria vulnerabilità, la sappiano riconoscere, la sappiano accogliere, la sappiano curare, valorizzare, oserei dire, stampellare quando la vedono nell'altro. Credo che la forza sia un po' quella cosa qua, senza la pretesa della perfezione, perché l'umano poi è imperfetto e quindi se vogliamo essere umani dobbiamo anche forse perdonare le nostre imperfezioni e se impariamo a perdonare le nostre imperfezioni di solito riusciamo anche a perdonare quelle degli altri, no? Ecco. È forse un po' questo che, come dire, si chiede al curante di ogni tipo, di scendere un po' da quel piedistallo dei tecnicismi, delle parole incomprensibili, degli sguardi, come dire, un po' poco teneri, un po'
teneri, un po' poco, che a volte, ahimè, ci sono anche questi, perché appunto siamo solo esseri umani. Quando si vede che il medico, l'infermiere, lo psicologo è più capace di essere umano? Quando fa manutenzione della propria umanità e quindi anche dei propri limiti, che sono un punto di partenza della propria autenticità, anche, ecco, questo credo, no? Voi lo sentite? Sempre nella dimensione anche ambivalente, ambigua del che c'è dentro di me, no? La parte di soggetto con malattia cancerogena e quella di psicoterapeuta. Io sono stata detronizzata, cioè penso dalla metafora del mio racconto, un po' come diceva la dottoressa, questo switch immediato dal passare da uno status identitario ad un altro. È passata una telefonata, come diceva la dottoressa rispetto alla sua collega. È un istante, un attimo. Per quanto riguarda la mia esperienza, nonostante fossi, tra virgolette, esperta nell'ambito di quella che è la manutenzione della psiche, ciò nonostante c'era ancora proprio da grattare, veramente trovare fondo rispetto alla propria umanità, partendo e ripartendo, e a un certo momento l'ho chiesto a me stessa, dalla mia vulnerabilità, non vergognarti delle tue paure, non vergognarti del tuo corpo, di come si sta trasformando, deturpando, accettazione di questo, accettazione di tutti i passaggi, le gambe emotive, dalla rabbia, dall'orrore verso di sé, dall'invidia psicologica verso chi va sulle giostre ed è felice, no? Cioè io mi sono permessa veramente tutto. Credo che sia questo un processo di umanizzazione, no? Come diceva una signora prima nella platea, in fondo, come dire, è nota la metafora del ciascuno al proprio cancro. Sì, non è detto che il cancro sia solo un fatto organico che riguarda il DNA o le cellule, ma è un fatto anche esistenziale, no? Quindi sicuramente, ecco, è un processo anche di umanizzazione. Di consapevolezza che non è da sottovalutare, più che, vabbè, io ovviamente non sono una professionista psicologica, né psico-oncologica, né un medico, né niente, sono una persona normale, quindi siamo noi. No, voi siete super. Voi siete super, perché quello che ha detto la Chiara, a un certo punto ho sentito una stretta qui allo stomaco, perché tra me e me ho detto, caspita, ma loro lo sanno. Cioè, ma nel senso positivo della cosa, non... Cioè, anche voi che non siete ammalati, avete detto le parole giuste. Poi ovviamente non riuscite a capirlo, perché... uno capisce il dolore quando effettivamente lo prova, uno sa che un taglio brucia perché brucia, cioè se l'è fatto lui, brucia sulla sua pelle, ovviamente. Però il processo di consapevolezza è quello che ti fa battere i limiti, che ti fa permettere di piangere, che ti permette di piangere, che ti permette di accovacciarti in un angolino sotto la doccia senza capelli perché ti vedi cadere e dici, cavolo, quanto mai ho usato lo shampoo, era meglio che non me lo usassi. Magari mi rimanevano ancora su qualche giorno, quel processo che ti dice, vabbè, è arrivato il momento, mi taglio i capelli, e poi prima che arrivino a casa gli altri, fai la telefonata e gli dici, guarda che se entri, mi vedi con una cuffia, mi vedi? Quindi, ecco, secondo me è questo è il vero processo che mi ha aiutato, ho imparato.
vogliamo dire... Prego. Grazie. Allora sarò breve. Oggi vengo a fare la mia testimonianza. Io nel giro di un anno sono passata in tre fasi. La prima fase era quella che tanti ci passano, quella che non vengono sperati dalla malattia, né in famiglia, né personalmente, ed è la fase, a parer mio, personalmente, che mi ha fatto più paura, perché dal momento in cui sai che quella persona ha un tumore, già la paura veramente ti fa proprio stare male. Parliamo di prima di maggio del 2017. Maggio 2017, mia mamma, quindi in famiglia, muore al seno, quindi piano piano sono entrata nella malattia, perché è verissimo che quando uno ha un cancro tutta la famiglia è malata. Piano piano, in punta di piedi, cominciare appuntamenti, visite, controlli, finché operazione. Per fortuna era un G1, quindi era una cosa diciamo limitata, 30 radioterapie. Finiva il 7 settembre dell'anno scorso 2017, al 28 di settembre oggi, quindi un anno, venivo operata io per linfoma di Hodgkin, dove ho trovato quindi in un anno tre fasi, quella che paradossalmente mi ha fatto più paura, meno paura, scusate, sono un po' emozionata. Meno paura è stata quella che ho vissuto io, perché quando ci si è dentro nella malattia si ha veramente la possibilità di un controllo maggiore, a mio parere. Forse perché non sono mai stata in pericolo di vita e quindi devo dire che comunque con la chemioterapia e la radioterapia devo dire che sono in remissione completa. Ho incontrato un medico che non è stato per niente umano, a mio parere, perché se è vero quello che ha detto lei, che le cose vanno dette piano piano al rilascio graduale, quando io non mi aspettavo proprio di dover fare un percorso di chemioterapia, lui mi ha sbattuto in faccia proprio la verità, ok, ci poteva stare, ma forse doveva essere un pochino più umano, doveva essere un pochino più delicato e soprattutto non evitare di sputare una sentenza senza avere un riscontro dalla PET, perché ha pienamente sbagliato la stagnazione. Devo dire che a distanza di un anno, come oggi, sono stata fortunata, siamo qui a raccontarlo ed è la prima volta che parlo davanti a così tante persone, quindi in qualcosa mi ha cambiato e sono contenta. Grazie. Grazie anche per questa testimonianza. Ci tengo a dire una cosa che non è politica correct, è una cosa che penso veramente. Certamente delle disumanità comunicative vanno corrette e questo sfondiamo un portone aperto. Quello che vedo, e lo dico non per giustificare niente nessuno, lo dico in generale, è che in questo momento storico della medicina e della cura e dell'assistenza sanitaria i medici fanno un lavoraccio bestiale, cioè sono dentro a un frullatore dove a volte non hanno neanche il tempo di pensare. Come dire, mangiano alle 3 del pomeriggio le fette biscottate, no, non vanno in bagno, cioè sono cose che non voglio dire perché sono nella direzione di giustificare una comunicazione così cruda e così scioccante, no. Sto aprendo uno scenario, un contesto che, ripeto, non giustifica, ma forse, ahimè, può spiegare. Ecco, non lo so, però vedo tanto queste cose qua. Certamente siamo dentro a una sanità molto, molto alta, molto elevata, molto avanzata, che però ha degli effetti perversi, quelli di una velocità pazzesca.